Elodie è stata pizzicata proprio con lui durante uno scatto social, tra di loro abbracci e sorrisi, ma c'è un motivo se la cantante era così felice. Andrea Iannone non era presente, ma sicuramente approverebbe anche lui. È una delle cantanti più in vista in questo periodo, non solo per le sue canzoni che finiscono subito in cima alla classifica, ma anche per la sua bellezza e per i messaggi forti che vuole infondere con molti suoi brani. Stiamo parlando di lei, dell'unica e inimitabile, Elodie, la cui grinta era tangibile fin dai tempi di Amici. Da quel giorno la di Patrizi di strada ne ha fatta, tant'è che da Forbes nel 2023 l'hanno inserita nella lista delle 100 donne di maggior successo in Italia. Questa classifica ha detto tutto sui traguardi, premi e riconoscimenti che con ogni album, la cantante si porta a casa. I fan dell'ex studentessa di Amici, amano tutto di lei, per questo sono molto curiosi di sapere non solo i dettagli che riguardano la sua carriera lavorativa, ma anche quella che riguarda la sua vita privata, come la sua storia con Andrea Iannone. Eppure in quell'occasione la cantante è stata vista molto felice proprio con lui. Di chi stiamo parlando? Elodie è stata sorpresa insieme a lui. In merito alla sua vita lavorativa, c'è un grande evento che appena si è saputo ha fatto elettrizzare i fan sui social. Per questo motivo ve lo diciamo con largo anticipo, il 29 aprile non prendete impegni in quanto la bella e talentuosa Elodie collaborerà insieme al guru della danza, Roberto Bolle. L'Étoile approderà in tale data su Rai 1 per Viva la danza, in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Come ha dichiarato Bolle, sicuramente questo programma è una grande dichiarazione d'amore verso la danza in generale. Come se non bastasse già la sua presenza per allietare la serata dei telespettatori, Roberto ha deciso di circondare con altri grandi dello spettacolo, tra cui la cantante con cui intratterrà un duetto. Un evento sicuramente da non perdersi, in quanto il canto e la danza vanno in sintonia come il pane con la Nutella. Tipico amore all'italiana. Tornando a noi, come sapete tra Elodie e Andrea Iannone procede a gonfie vele come possiamo vedere sul profilo social della cantante, addirittura c'è già chi vocifera di matrimonio tra i due, ma per ora ovviamente sono solo rumors. Ad ogni modo, il fulcro del nostro articolo è inerente alla maglietta che qualche tempo fa la bella di Patrizi ha sfoggiato ad un suo concerto, con la scritta «Sono sexy perché sono italiano», enfatizzando la pasta e la pizza come piaceri della vita. Per questo abbiamo deciso di bloccarvi un ricordo. Stiamo parlando di quando Elodie è stata vista in una nota pizzeria napoletana, posare in uno scatto social, sorridente e abbracciata ai due proprietari. Ovvio che la di Patrizi era felice, come si può non esserlo in una pizzeria, soprattutto se a Napoli dove sono i re della pizza. La cantante ama molto i piatti della nostra terra, non solo la pizza ma anche la pasta e le melanzane, come aveva dichiarato in passato. Che dire, una buongustaia.